Todd e la balena. Era una bellissima giornata solata d'estate sull'isola di Sodor. Oliver e il vagone con frenatore, Todd, si sentivano particolarmente felici. Oh, che bello è sognar guardando il mare, e guardandolo ci piace poi ballare. Il sole ti deve aver dato alla testa, Todd. Ma a questo punto, se ti va di cantare, continua pure. Può starne certo, signor Oliver, lo farò. Una banda marcia suona questo prom, prom, prom. E le trombe tutto insieme. Ma non passò molto prima che Oliver si stancasse di sentire Todd cantare. Quando siamo lì, noi felici siamo così, vicino al mare, vicino al mare. Cielo! Alla Great Western non c'era un tale baccano. Ecco che cosa succede quando Todd è di buon umore. Mi scusi, signor Duck, non volevo infastidire nessuno. Lo so, Todd, ma forse sarebbe meglio se tutti facessimo il nostro lavoro in silenzio. Signor Oliver! Guardi, è una balena! Non ci crederai mai, Duck! Todd dice di aver visto una balena! Non è una battuta spiritosa. Ma non era una battuta! Devi essere un po' più serio, Todd. Forse ti dovresti concentrare sull'essere un vagone con frenatore utile, invece di cantare e fare battute. Va bene, signor Oliver. Non è una bellissima giornata, Todd? Lo era, signor Thomas. Finché non ho visto quella... Oh, non importa. Si metterebbe a ridere, lo so. No, non lo farei, Todd. Che c'è? Ho visto una balena sulla spiaggia della baia di Bluff. Se l'hai immaginata, Thomas. Avanti, Todd. Il sole ti ha dato veramente alla testa. Puoi andare? No. Todd era molto arrabbiato per il fatto che Oliver non l'avesse preso sul serio. Non disse più una parola per tutto il viaggio di ritorno da Knapford. Stai bene, Todd? Ad essere sinceri, sono un po' triste. Prima mi ha fatto smettere di cantare. Poi ha detto a Thomas che ho immaginato di aver visto quella balena. Scusa se sono stato scortese sul tuo canto. Ma cosa, signor Oliver? Non credo ai miei occhi! C'è davvero una balena, Todd! Oh, mi dispiace di aver dubitato di te! Gliel'avevo detto! E una balena spiaggiata ha bisogno di aiuto! Hai ragione, Todd! Dobbiamo allertare subito la squadra di soccorso di Sodor! Emergenza alla baia di Bluff! Sulla spiaggia! È un incendio? Magari è un naufragio! Il dovere chiama! Oliver e Todd aiutarono la squadra di soccorso portando acqua per mantenere la balena bagnata. Cosa stanno facendo adesso? Sembra che Patch voglia spostare la balena il più vicino possibile al mare. Così può nuotare via. La marea è troppo bassa, signore! Harold ha ragione. Non puoi spingere la balena fino a lì, Patch. Non sopravvivrebbe. Oh, cielo. Non so nient'altro che possano fare, signor Oliver. Non lo so, Todd. Ma se ci fosse, lo farebbero sicuramente. Oliver e Todd osservavano mentre coprivano la balena per proteggerla dal sole cocente. Le furono scavate trincee intorno per mantenerla bagnata mentre Flynn e Belle le pompavano acqua sul dorso. Quando la marea tornerà, la balena potrà nuotare via. Ma ci potrebbero volere ore. Io credo che sarebbe più facile sollevarla e portarla fino al porto di Brendam. Lì l'acqua è molto profonda e potrà nuotare libera. Oh, Todd, per favore lascia che la squadra di soccorso continui con il suo lavoro. Andiamo? Dobbiamo riportare questi serbatoi di acqua vuoti a Knapford.
Intanto a Knapford tutte le locomotive stavano parlando della balena spiaggiata. Allora non te l'eri immaginata, Todd? Affatto, signor Thomas. Cosa c'è che non va ora? La squadra di soccorso non è lì? Sì, ma la marea è talmente bassa che temo che non faranno in tempo a salvare quella povera balena arenata. Non riesco ancora a capire cosa ci sia di sbagliato nella mia idea di portarla al porto di Brendam. Per tutte le caldaie bollenti, ma è un'idea davvero geniale, Todd! Davvero? Signore! Signore! Todd ha un piano per salvare la balena! Quale sarebbe, Todd? Non so se funzionerà, signore. Ma stavo pensando che se potessimo sollevare la balena e portarla al porto di Brendam, potrebbe nuotare via. Magari potremmo metterla su un pianale o qualcosa del genere. Sir Topham pensò che l'idea di Todd fosse molto buona. Telefonò subito al capo della squadra di soccorso e mandò Thomas a prendere Rocky. Erano tutti orgogliosi di prendere parte al piano di Todd per salvare la balena. Stai molto attento, Rocky! Non ti preoccupare, Todd. So io come fare. Scendi ancora. Piano, piano. Oh! Bene così, perfetto, puoi sganciare la gru. Oh, la balena sembra molto triste e stanca. Oh, quanto vorrei che ci fosse qualcosa che potessimo fare per farla stare meglio. Ho sentito dire che alle balene piace cantare tutto il giorno. Oh, davvero? Ma anche a me piace tanto cantare. Oh, aspetti, signor Oliver, ci siamo quasi. So che tu vuoi tornare dentro l'acqua. So che tu vuoi tornare dentro al mare. Sei sicuro che funzionerà, Todd? Oh, sì, signor Oliver. Alle balene piace cantare. So che tornerai dove i pesci fanno ciaff, ciaff, ciaff. Tutto il giorno, tutto il giorno. Mentre ciaff, Oliver ciaff, e Todd sbuffavano lentamente verso il porto di Brendam, tutti accorsero per vedere l'incredibile spettacolo del trasporto della povera balena. Ma che mi venga un colpo! Sarebbe una balena, quella? Sì, Cranky. Credi che ce la faresti a rimetterla in acqua? Farò del mio meglio. Ora ti saluto e spero che ritroverai la tua famiglia. Oh no! Non riesco a vederla, signor Oliver! Oh, eccola lì! Sta bene, Todd! Grazie a te! Oh. Da quel giorno in poi, ogni volta che Todd passava alla baia di Bluff, ricordava la sua cara amica con una canzone. So che lei è tornata dentro l'acqua. So che lei è tornata dentro al mar. Ora che è di nuovo lì, il suo cuore potrà gioir. In alto mar potrà cantar. Pecore molto preziose. Era una bellissima serata di primavera sull'isola di Sodor e Sir Topham era andato a trovare le sue locomotive al deposito di Tidmouth. Oh, aspetta un momento, Percy! Sì, signore. Buonasera, signore. C'è una cosa molto importante che ho dimenticato di dirvi. Domani si terrà la fiera di primavera a Maythwaite. Quindi, Thomas, vorrei che tu trasportassi i visitatori fino a Maythwaite insieme ad Annie e Clarabel. E Percy, ho bisogno che tu vada alla fattoria del signor McCall a prendere gli agnellini e le pecore per la fiera. Perfetto, signore! No, per la fiera. Sono pecore molto preziose, Percy, e il signor McCall vorrebbe che arrivassero di primo mattino. Non si preoccupi, signore. Sarà la prima cosa che farò domani, subito dopo aver consegnato la posta. Ah, molto bene.
ma la mattina seguente Percy era molto in ritardo. Va tutto bene, Percy? Ci ho messo troppo tempo a consegnare la posta. Devo ancora caricare l'acqua per andare alla fattoria del signor McCall. Oh no! Quanta fila c'è oggi! Per favore, Gordon, posso passare avanti? Vado di fretta. Devo andare a prendere delle pecore molto preziose e portarle alla fiera di primavera. Oh! Delle pecore molto preziose! Il treno espresso è molto più prezioso di qualsiasi pecora, sono stato chiaro? Oh, cielo! Dovrò caricare l'acqua più tardi. E devo ancora andare a prendere il vagone! Così Percy si affrettò ad andare a prendere il vagone per il bestiame, ma non aveva ancora caricato una goccia d'acqua. Vado di fretta, vado di fretta! Fermo! Oh! Oh! Fai attenzione, Percy! Finalmente! Di corsa alla fattoria! Percy andava così di fretta che prima di partire non aspettò neanche che il vagone venisse ispezionato. Oh no! Percy, aspetta! E non prese con sé neanche il vagone frenatore. Percy arrivò alla fattoria del signor McCall e caricò le preziosissime pecore. Era davvero in ritardo, ma non poteva viaggiare ad alta velocità con gli animali a bordo. La mise tutta per recuperare il tempo perso. Finalmente posso caricare un po' d'acqua. Devo sbrigarmi. Pecore molto preziose in arrivo! Buongiorno, Percy! È davvero un buongiorno! Percy non si rendeva conto, ma ogni volta che si fermava o rallentava, una o due pecore scappavano dal carro bestiame. Poco tempo dopo, sulla stessa linea, Thomas stava portando i passeggeri alla fiera. Ma poi ci fu un problema. Vagoni sferraglianti! Si può sapere che sta succedendo, Thomas? C'è un agnellino sui binari. Un agnellino? E adesso cosa pensate di farci? Aspetta un momento, io non posso portare un agnello. Pensa alla mia povera tappezzeria. Oh, guarda, mamma, un agnellino! Oh, è carino! Non possiamo lasciarlo qui, Annie. E poi è così piccolo. Beh, va bene, in fondo è solo un cucciolo. Mi hai convinto. È questo lo spirito giusto, cara. Tutti quanti devono fare dei sacrifici in caso di necessità. Cosa stai facendo, Thomas? Non dirmi che ce n'è un altro! E invece è così. E credo che dovremo far salire anche questa. Oh, eccone un'altra! Ciao, chi sei tu? Questa è la mamma pecora. Thomas partì di nuovo. Ma dopo aver fatto pochi chilometri, all'improvviso... Non mi dire che è un'altra pecora! Temo proprio di sì, Annie. Non capisco da dove spuntino fuori, ma dobbiamo farle salire.
È troppo pericoloso lasciarle sui binari. Beh, spero proprio che questa sia l'ultima che troviamo, Thomas. Ma non era affatto l'ultima. C'erano molte altre pecorelle smarrite ancora da salvare. E ormai su Annie non c'era abbastanza spazio per portare sia pecore che passeggeri. Quindi tutti i visitatori della fiera dovettero salire su Clarabel, anche se neanche lei aveva molto spazio a disposizione. Ma si può sapere da dove arrivano questi animali? E Percy? Ho bisogno che tu vada alla fattoria dei McCall a prendere gli agnellini e le pecore per la fiera. Ah, ho capito. Devono essere le pecore che Percy stava portando alla fiera. Eccolo che arriva, ed è in perfetto orario. Sono andato molto piano e sono stato molto attento, signor McCall. Ma come? Il vagone è vuoto. Vuoto? Sì, Percy. Dove sono andate a finire le mie preziose pecore? Oh, no! Thomas stava correndo verso la fiera per trovare Percy, portando con sé delle pecore molto contente e dei passeggeri molto scontenti. Non riesco a capire cosa sia successo. Erano tutti al sicuro sul vagone quando ho lasciato la fattoria. C'è un buco sul retro di questo carro bestiame. Oh, no! Devo averlo fatto allo scalo di smistamento. Mi dispiace, signor McCall. Ero così preoccupato per il ritardo che... Percy! Signor McCall! Thomas! Santo cielo! Oh, cielo! Le mie preziosissime pecore sono qui! Oh, Thomas! Grazie! Penso che queste siano tue. Te le ho riportate non appena l'ho capito. Oh, ti ringrazio, Thomas. Sono scappate dal mio vagone. Stanno tutte bene? Sono state molto comode, Percy. Hanno viaggiato in grande stile. Questo è poco, ma sicuro. Spero proprio di non dover più trasportare del bestiame in vita mia. Oh, cielo! Dan ed Art. Era una giornata molto faticosa alla cava di Farquhar. Mavis stava smistando i vagoni indisciplinati per riempirli di pietre pesanti. Oh, Mavis, ferma! Oh, Mavis, oh, ferma, ferma! Oh, Mavis, ferma! Smettetela di lamentarvi e restate immobili! Ciao, Mavis! Ah, ehi là, Thomas! Vagoni vuoti! Erano proprio quello che... Oh! 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 Thomas dovette portare Mavis alla cava dei diesel per la riparazione. Ma adesso chi andrà ad occuparsi della cava? E chi riuscirà a mettere quei vagoni indisciplinati in riga? Non lo so, Mavis, ma sono sicuro che Sir Topham troverà qualcuno. Dan ed Art lavorano insieme alla cava dei diesel di Vicarstown. Dan è una grande locomotiva a trasmissione idraulica ed Art è una piccola locomotiva diesel da manovra. Dan ed Art formano una bella squadra e sono anche grandissimi amici. Oh! Ciao, Thomas! Ciao, Mavis! Mavis ha avuto un piccolo incidente e ha bisogno di riparazioni. Cerca di prenderti cura di lei, Dart. È un po' nervosa. Io non direi nervosa. È solo che non vedo l'ora di tornare al lavoro, ecco tutto. Oh, scusa, Mavis, non avevo capito che avessi fretta. Il fatto è che... Quello che vuole dire è che cercheremo di rimetterti sui binari il più presto possibile. Sta tranquilla. E fino ad allora avrò bisogno di una locomotiva che prenda il posto di Mavis alla cava. Dan? Proprio io, signore. Ma non vorrà mandarmici tutto da solo? Quello che vuole dire è che noi siamo una squadra, signore. Non possiamo lavorare da soli.
Oh, fermi, fermi, fermi! Mavis sarà anche una locomotiva molto utile, ma non servono due locomotive per rimpiazzarla. E poi, Dart, tu servi qui, altrimenti non resterà nessuno a riparare Mavis. Fa solo in modo di tenere quei vagoni in riga, Dan. Non per niente si chiamano vagoni indisciplinati, lo sai bene. Non ti preoccupare, Dan. Andrai benissimo. Ciao. Bene, allora, meglio mettersi al lavoro. Coraggio. Sì, mettetevi tutti quanti in fila. Oh, chi si crede di essere? Dirci cosa dobbiamo fare. E cosa non dobbiamo fare. Povero Dan non sapeva che i vagoni indisciplinati stavano tirando i freni e questo rendeva molto difficile trainarli. No! Ma non tutti i vagoni avevano il freno tirato. Oh, voi... vagoni indisciplinati, siete così... siete così, beh... quello che voglio dire... Dart! Dart! Dove sei finito? Gli operai hanno bisogno dei pezzi di ricambio! Scusa, Mavis, non so perché, ma oggi mi sento diverso dal solito. Magari è perché ti manca il tuo migliore amico, Dan. Eh? Certo che è per quello. Ma riflettici. Prima finiscono di aggiustarmi, rimandandomi alla cava, e prima Dan potrà tornare a lavorare con te. Oh, hai perfettamente ragione. Torna subito con quei pezzi. Devi cercare di essere più deciso con quei vagoni, Dan. Prendi posizione. Fagli vedere chi comanda. È così che fa Mavis? Oh, sì. Sa essere davvero molto determinata a volte. Avanti, Dan. Sei una locomotiva grande e grossa. Forza, fatti coraggio. Fa un bel respiro profondo, Dan. Sono sicuro che puoi farcela. Giusto. Adesso gliela faccio vedere. Bene, ma sono molto arrabbiato con questo vagone. Ti sei divertito a lasciare il freno in quel modo? Scusa, Dan. Ecco fatto, Mavis. Adesso è tutto a posto. Pronta a partire? Ormai sei come nuova. Grazie, Dart. Non vedo l'ora di poter finalmente tornare alla mia cava. Allora che aspetti? Prima riesci a tornare a casa, prima il mio amico Dan potrà tornare qui. Mavis era molto felice di poter finalmente tornare alla cava.
cosa succede? C'è qualcosa che devo... Oh, ciao, Mavis. È tutto sotto controllo. Oh, oh sì, lo vedo. Questo significa che... per te va bene se torno, perché... Quello che vuoi dire è che... Avresti voglia di tornare alla cava dei diesel adesso? Sì, per favore. Grazie, Dan. Hai fatto davvero un ottimo lavoro qui. Sì, è vero, ha fatto un ottimo lavoro. Dan, com'è andata? Oh, Dart, è stato fantastico! Beh, non all'inizio, ma dopo... Quello che vuoi dire è che ti sei divertito, ma sei contento di essere tornato. Proprio così, Dart. Sono contento. Anche io. Anche se Dan e Dart avevano dimostrato di poter lavorare separati, erano più felici quando potevano farlo insieme. Solti il marinaio. Il porto di Brendam di solito è un posto molto trafficato. Solti e Porter sono sempre con le ruote in movimento e il gancio di Cranky non smette mai di oscillare. Ma a volte è completamente deserto, il che dà a Solti l'occasione di raccontare una delle sue storie. Ah, marinaio! Il porto sembra tranquillo oggi. Troppo tranquillo per i miei gusti. Era un giorno proprio come questo, quando il calamaro gigante di Sodor è apparso per la prima volta. Ah, bene, eccolo che ricomincia. Era davvero enorme. Aveva occhi grandi come le ruote di un diesel e i tentacoli... Ciao, Porter. Ciao, Solti. Come va, Thomas? Stavo giusto raccontando al giovane Porter qui del calamaro gigante del mare di Sodor. Ah, Solti, ho un compito davvero molto speciale per te. Oh, speciale? Per me? E che lavoro è? C'è un cantiere navale sulla terraferma che è molto trafficato. Sono a corto di locomotive e hanno bisogno di te. Signor sì, sarò molto felice di unirmi alla ciurma. Però il ponte di Vicarstown è in riparazione, quindi dovrai viaggiare fino alla terraferma per mare. Per mare? Sei contento, vero, Solti? Ah, beh, io... C'è così tanto da fare qui, capitano? Il caos potrebbe scatenarsi da un momento all'altro. Sono sicuro che Porter ce la può fare. Ah, va bene, signor sì, ma io veramente... Oh, fermati! Stiamo aspettando che Edward ci porti a Wellsworth. Visto quanto sono occupato? Oh, occupato. Mi dispiace, Solti, ma è già tutto deciso. C'è molto più da fare sulla terraferma che qui. Ma io... Bene, Cranky, mi hanno detto che questa nave va sulla terraferma. Stai pronto a imbarcare Solti, per favore. Con vero piacere! Ma dov'è finito, Solti? Oh, Solti? Qual è il problema, Solti? Sembra spaventato. State zitti lì dietro! Non riesco a trovarlo, signore. Dove sarà andato? Sciocchino di un diesel fanfarone. Buongiorno a tutti. Ehi, dove sono i miei vagoni? Non così veloce, Solti! Rallenta! Dove ci stai portando? A Wellsworth, naturalmente! Solti consegnò i vagoni alla stazione di Wellsworth, ma non aveva nessuna voglia di tornare al porto. Adesso devo trovare assolutamente un altro modo per tenermi occupato. Non è possibile!
terribilmente in ritardo. Scusate il ritardo, ma... Oh, non c'è nessuno qui. I tuoi passeggeri se ne sono andati. Andati? Ma chi può averli presi al posto mio? Salty stava portando i passeggeri di Thomas a Knapford, in un vecchio vagone che aveva trovato nel piazzale. Thomas si affrettò per raggiungerlo. Salty, che ci fai tu qui? Non dovresti essere al porto a smistare vagoni a quest'ora. Sì, trasportare passeggeri non fa per te. Ah, beh, è una lunga storia. E dovrà aspettare. Qualcuno di voi per caso ha visto Salty? Oh, andiamo! Oh, cielo! Oh, oh. Salty! Fermati! Salty non sapeva più cosa fare a quel punto, ma sapeva che non aveva alcuna intenzione di tornare al porto. Salty! 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 Ma che ci fai nascosto qui? Sir Topham ti ha scelto per un lavoro speciale sulla terraferma. Pensavo che saresti stato felice. Ma il problema è proprio arrivare sulla terraferma. Non so se mi spiego. Ma sarai già andato per mare prima d'ora? Centinaia di volte. Ah, beh. Sì, il fatto è che io... Non sono mai stato su una nave in vita mia. Non sei mai stato su una nave? No. Ci sono pericoli diabolici che si nascondono in mare! Calamari giganti! Terrificanti serpenti marini! Thomas, mostri acquatici! Dai denti affilati! Sei sicuro che tutte queste storie siano vere? Oh, ma certo che lo sono! Non sai quanti racconti terrificanti si sentono ogni giorno giù al porto! Non te lo immagini! Ma non sei tu a inventarti tutte quelle storie, Salty? Potrei aver fantasticato su un paio di quegli strani racconti, ma il divertimento è proprio quello, sai? Ti ricordi quella volta che ci hai spaventato tutti quanti con la storia dei pianali della paura? Oh, sì! La storia dei pianali della paura! E che mi dici del mostro di Brendam? Quella me l'ero dimenticata! E poi il vagone con frenatore fantasma. Ah, beh! Magari è vero che lascio che la mia immaginazione corra un po' troppo certe volte. E magari è la tua immaginazione che ti fa credere che andare per mare sia spaventoso. Sono sicuro che un viaggetto sulla terraferma non può essere così male, Salty. L'indomani mattina, Salty tornò di buon'ora al porto di Brendam e lasciò che Cranky lo caricasse sulla nave. Ben fatto, Salty! Lavoro sodo sulla terraferma! Ci vediamo presto! Io non ne sarei tanto sicuro! Non c'è niente da temere! Niente da temere! Niente da temere! Niente da temere! Bon voyage! Fai buon viaggio! Non c'è niente da temere! Niente calamari, né serpenti e neanche mostri marini dai denti affilati! Niente? Non è poi così male? Allora, passare la vita sulla cresta dell'onda non è una cosa così spaventosa, dopo tutto! Qualche settimana più tardi, al termine del lavoro sulla terraferma, Salty tornò al porto di Brendam. Eccoti qui, Salty! Bentornato all'asciutto, caro mio! Com'è andata, Salty? Ti sei goduto la tua prima volta per mare? Ah, beh, non è stato un viaggio tranquillo, marinaio. Mari in tempesta.
terrificanti mostri marini, onde spaventose alte come montagne altissime. Bene, eccolo che ricomincia. Squali grandi come transatlantici, terrificanti mulinelli, per non parlare della piovra mangia locomotive. Thomas alla ricerca dei pezzi perduti. Era una splendida giornata sull'isola di Sodor e Thomas aspettava che i suoi pianali venissero agganciati. D'un tratto, Hiro si fermò vicino a lui. Ciao, Hiro! Come stai oggi? Oh, sei più lucente che mai! Sei stato lucidato? Dove te ne vai di bello? A Napford? Io sto andando a Napford! Oh, Thomas! Ma quante domande tutte insieme! Perché ora non vieni con me? Vediamo se riesco a rispondere a tutte lungo la strada. Ma poi ci fu un problema. Thomas! Il tuo carico! Thomas! Thomas partì prima che l'operaio potesse assicurare il suo carico. Thomas e Hiro sbuffavano lungo la rotaia. Thomas doveva correre a più non posso per stare al suo passo. Hiro, perché ti chiamano il signore della ferrovia? Oh, non lo so, Thomas. Ma anche tu sei un piccolo signore della ferrovia, non è vero? Sì, forse, un pochino. Quando Hiro vide una curva a gomito davanti a sé, decise di rallentare. Guardami, Hiro! Nessuno crederà mai che sono andato più veloce di te! Fermo, Thomas! È meglio rallentare in questa curva! Ma Thomas era troppo emozionato per rallentare. Fa attenzione! C'è la curva! Thomas! Il tuo carico! Hiro! Ti senti bene? Non ti preoccupare, Hiro! Ti rimetterò sui binari, men che non si dica! Thomas si sentiva in colpa per aver causato l'incidente e sperava che Sir Topham non fosse troppo arrabbiato. Spiegami, Hiro! Cos'è successo esattamente? È stato soltanto un incidente, signore. Il mio carico è caduto sui binari. Sì, beh, suppongo che siano cose che succedono. Bene, prima ti rimetti al lavoro o meglio è. Puoi andare. Oh, santo cielo! Sembra che il danno sia peggiore di quanto pensassi. Dovrei andare in officina per le riparazioni, Hiro. Hiro si sbagliava. Io non sono il signore della ferrovia. Quella sera, Thomas era ancora molto triste per via dell'incidente di Hiro. Thomas, che c'è che non va? Hiro deve essere riparato ed è tutta colpa mia. Hiro si è già rotto altre volte. Ma lui viene da un posto molto lontano e non è facile trovare i pezzi di ricambio. Tranquillo, lo aggiusteranno prima o poi. Oh, vedrai. Thomas si ricordò dell'ultima volta che Hiro si era rotto. Era rimasto abbandonato nel bosco per così tanto tempo che era sul punto di cadere a pezzi. Ho trovato! Che cosa, Thomas? Niente, Percy. È ora di andare a dormire. Il mattino seguente, Thomas si alzò di buon'ora. Aveva un'idea su come poteva aiutare ad aggiustare Hiro. Se riesco a trovare qualcuno dei vecchi pezzi di Hiro, allora potranno aggiustarlo. Thomas si sentiva come un esploratore coraggioso mentre si addentrava lungo il binario abbandonato dove aveva visto Hiro tempo prima.
I rami si spezzavano e i rovi lo graffiavano, ma Thomas non sarebbe mai tornato indietro. Devo trovare dei pezzi di ricambio per Hiro. Lui è mio amico e io voglio aiutarlo. Ma nonostante i suoi sforzi nelle ricerche, non riusciva a vedere neanche un pezzo di ricambio. Questo posto è inquietante. Forse non è stata una grande idea. Penso sia meglio tornare indietro. La vecchia ferrovia aveva ceduto e Thomas era finito fuori dai binari. Oh, che sciocchino! Era soltanto un cervo. Quando Thomas tentò di muoversi, le sue ruote girarono a vuoto nel fango e non riusciva in alcun modo a tornare sul binario rotto. Thomas era bloccato. Aiuto! Aiuto! Nel frattempo, Percy si trovava su una linea nei paraggi per consegnare la posta. Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti, per favore! Ma questo sembra... Harold! Harold! Aiutami! Sono bloccato! Neanche Harold riusciva a sentirlo. Ma poi Thomas ebbe un'altra idea. Che cos'è? Ah, un incendio. No, quello non è fumo. Quello è vapore di una locomotiva. E il fischio sembra quello di Thomas. Harold si affrettò a cercare aiuto. Ma Thomas non sapeva neanche se qualcuno avesse visto il suo segnale e aveva quasi perso le speranze. Ah, nessuno può sentirmi e molto presto farà buio. Ciao, Thomas! Bisogno di aiuto? No! Sembra proprio che tu sia bloccato. Thomas! Si può sapere che cosa ci facevi qua giù? Io volevo rendermi utile, signore. Stavo cercando dei... Adesso ti rimettiamo sui binari, Thomas, e ti portiamo fuori da questo bosco. Ma Harold è volato via di nuovo e io pensavo che non mi avesse visto. Ma poi... Crash! Percy e Rocky sono arrivati e mi hanno salvato. Sembra proprio che tu abbia vissuto una grande avventura. Puoi dirlo forte, Hiro. Mi dispiace di non aver trovato i pezzi di ricambio per te. Quanto vorrei che anche tu fossi pronto per uscire. Ma Thomas, io sono pronto. Davvero? Pensavo che i tuoi pezzi ci avrebbero messo settimane ad arrivare. Sir Topham Hutt ha ordinato molti pezzi di ricambio per me l'ultima volta che mi sono danneggiato, nel caso fosse successo di nuovo. Allora, andiamo? Sì, con piacere! Questa volta, Thomas si ricordò di rallentare a quella curva pericolosa. Ed era così felice di essere di nuovo insieme al suo amico. Thomas e Hiro, i due signori della ferrovia. Steven e il ponte sospeso. Solitamente Steven lavora al castello di Ulstead. Ma a volte fa dei viaggi molto particolari per portare i visitatori in giro per l'isola di Sodor. Ah,
ai suoi tempi era così veloce che lo chiamavano tutti Rocket. Quando le persone sanno che Steven è fuori di casa, vogliono sempre andare a vederlo. Eccolo, papà, guarda, quello è Rocket! Sono proprio io, giovanotto! Io corro come il vento! Ma nonostante Steven sia ancora conosciuto come Rocket, in realtà non è più una locomotiva tanto veloce. In effetti, al momento, è una delle locomotive più lente sulla ferrovia di Sir Topham, il che può essere un problema per le altre locomotive. Quella vecchia locomotiva così lenta! Non dovrebbero farla circolare sulla linea principale. Levati di mezzo, sciocca locomotiva! Sei troppo lenta per essere utile a qualcosa! Probabilmente non è niente. Gordon era così veloce che mi ha fatto tremare. Più tardi quel giorno, Steven incontrò Thomas alla stazione di Knapford. Salve, 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 salve! C'è qualcuno che vuole fare un giro su Rocket? Andiamo, Steven! Vuoi toglierti dai binari? Questa è la mia linea! Non capisco proprio perché mai qualcuno dovrebbe prendere un treno lento come te quando ci sono locomotive più veloci e a dir poco magnifiche a disposizione. Sei solo geloso perché nessuno vuole fare una foto a te, James. Sta solo scherzando, James. Anche voi avete sentito uno strano rumore mentre attraversavate il ponte sospeso? No. Di solito vado troppo veloce per sentire altro a parte il suono dei miei pistoni che pompano. In effetti neanch'io ho sentito nulla, Steven. Oh, va bene, non fa niente. Steven doveva attraversare il ponte sospeso un'altra volta per andare al porto di Brendam. Si mise in ascolto per percepire quello strano rumore, ma stavolta non riuscì a sentire nulla. Sto proprio invecchiando. Devo essermelo immaginato. Si fermò al porto di Brendam a prendere alcuni passeggeri di una crociera. Vi do il mio benvenuto sull'isola di Sodor! Il mio nome è Steven, ma potete anche chiamarmi Rocket, per le ragioni che immaginate. Wow, Steven! Sei una locomotiva molto famosa, vero? Grazie, grazie, vi ringrazio molto! Mentre Steven tornava a Knapford, dovette attraversare il ponte sospeso per la terza volta. Ah, un momento, un momento. Ecco di nuovo quel rumore. Oh no! Il ponte deve essere gravemente danneggiato! Steven si affrettò a portare i suoi passeggeri al sicuro dall'altra parte. Una volta attraversato il ponte, sbuffò alla volta di Knapford con i pistoni che pompavano a più non posso, il che, sfortunatamente, non significava poi tanto veloce. Thomas! Thomas! È un'emergenza! Che c'è che non va? Il ponte sospeso è danneggiato! Sembra una cosa molto pericolosa! E che mi dite di Gordon? Clarabel ha ragione! L'espresso arriverà qui da un momento all'altro. Dobbiamo impedirgli di attraversare il ponte. Andrò dall'altra parte del ponte e fermerò Gordon. Thomas, no! Non puoi! È troppo pericoloso! Hanno ragione. Thomas, io sono più leggero di te. Sarà meno rischioso se ci vado io. Thank you.
resta qui e blocca questo lato. Fa attenzione, Steven! Non ti preoccupare! A guardare! Che sta succedendo? È bloccato! E il ponte sta quasi per cedere! Coraggio, Steven! Ce la puoi fare! Avanti! Oh, sto sbuffando al massimo! Andiamo, vecchio! Puoi farcela! Fermo! Oh. Attenzione! Toglietevi di mezzo! Liberate subito i binari! Fermo, Gordon! Fermo! Dalle rotaie, sciocca di una locomotiva! Tu sei troppo lenta per essere utile a qualcosa! Oh, Steven, tu... Hai salvato me e tutti i miei passeggeri. Io... Credo che voglia dirti grazie, Steven! Sir Topham arrivò per valutare i danni al ponte. Che dire? Voi due avete sicuramente evitato un terribile disastro. Steven ha corso il rischio maggiore, signore. Ha attraversato il ponte per fermare Gordon. Beh, sono molto orgoglioso di tutte e due. Non siete state due locomotive molto utili oggi, ma siete state due locomotive davvero eroiche. E mentre il ponte sospeso veniva riparato, tutte le locomotive dovevano attraversarlo ad agio, come faceva il lento Steven. Andiamo, Gordon! Rocket in arrivo! Oh. E l'incredibile atto di coraggio di Steven spinse un numero sempre maggiore di turisti a visitare il castello di Ulstead e rese il vecchio e lento Steven ancora più famoso di prima.